No, non ci saranno le squadre di cacciatori di condominio che si lanceranno per le strade alla ricerca del cinghiale, oppure, avendo letto magari, la legge di bilancio e l'emendamento che è stato approvato, gli animali selvatici, quindi ci può essere anche scelta, non, non, non necessariamente cinghiali, non ci saranno. Perché in questa diciamo. È... Personalmente non penso che i cinghiali in città non ci si possa fare altro che, che abbatterli. Ma mh, oso essere certo che ci vorrà la squadra della forestale o comunque una forma di autorizzazione al cinghiale, non si va mai a cacciare da soli e meno che meno in, in città. E poi dicevo: cioè, cioè, Scusate, ho sbagliato la mia. Ma la vera questione non è tanto la sorte dei cinghiali. Cioè, se, fra l'altro, anche l'idea di mangiarli, c'è cioè la famosa domanda come lo vuole in umido o differenziato perché quelli mangiano spazzatura. Ma cioè, la questione non è tanto la sorte dei cinghiali. La questione è: ma che ci fanno i cinghiali nella legge di bilancio? Quest'anno noi dobbiamo essere grati ai cinghiali perché ci chiariscono il modo in cui viene costruita la legge di bilancio, cioè diventa una specie di uh, carro merci nel quale chiunque può provare a buttarci qualche cosa, a far a trasportare qualche cosa. E non va bene perché la crisi del bilancio dovrebbe riguardare pressoché esclusivamente i saldi, l'equilibrio di bilancio. Non è che nel corso dell'anno il Parlamento non fa più leggi di spesa, non è che dice, se perdiamo questa occasione poi non si può più fino all'anno prossimo. non che fa centinaia, quindi apprezzo, i cinghiali potevano stare per i fatti loro tanto più che se noi guardiamo a questa legge di bilancio e alla sua natura reale, cioè quella di assicurare l'equilibrio finanziario di un paese, l'Italia, che ogni anno, quindi compreso l'anno prossimo, noi vendiamo quantità enormi di debito pubblico, quindi l'equilibrio è una cosa importante ed è una cosa che ci fa risparmiare soldi se è fatta bene, Beh, se uno guarda questi aspetti della legge di bilancio, quella di adesso, è, per l'anno 2023, è assolutamente condivisibile ed è in totale continuità con quella dell'anno scorso, quindi con quella fatta dal governo Draghi. Bene, perché un paese è bene che abbia governi che lavorano in continuità. Ma se invece di guardare a questa, che è la sostanza profonda della legge di bilancio, guardiamo a tutte le cose che per 20 giorni, un mese, sono stati, oggetto di animato dibattito, il POS, il BONUS e lo scudo penale per gli evasori. Di tutta questa, diciamo così, fantasmagorica gruppo e categoria di trovate, c'è quasi niente nella legge. Ci abbiamo parlato a vuoto. Il POS non c'è, il tetto del contante è inutile. Sono tutte cose che poi alla fine hanno animato il dibattito senza cambiare la realtà. Ora, noi dobbiamo veramente cambiare sistema di fare la legge di bilancio. Deve essere solo sul bilancio. Non può che essere una legge chiusa. Non è che il Parlamento può emendarla e cambiarla, può mandare a casa il governo, può licenziare il governo. Gli dice, hai fatto un bilancio che fa schifo. Adesso te ne vai. Ma non esiste questo, questo, questo assalto continuo con quantità di emendamenti. Infine il. il la fiducia che viene messa ogni anno è come il panettone arriva ogni anno a Natale, la fiducia non serve a superare la resistenza dell'opposizione. Tanto quella in minoranza basta votare, la maggioranza vince. Serve a superare le difficoltà, le differenze, le contrapposizioni all'interno della maggioranza. Era così, è stato così quest'anno ed era così l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa fino a due anni fa, tre anni fa, a protestare contro questo era Fratelli d'Italia e a farlo erano gli altri. Quest'anno a farlo è Fratelli d'Italia e a protestare gli altri, ma non cambia granché. In ogni caso, siccome siamo in piena diciamo, celebrazione delle tradizioni, è buona l'occasione anche per augurare a voi e ai vostri cari il migliore Natale possibile.